61. L'inglese. Dopo aver imparato a memoria versi latini o epigrammi greci, gli alunni dovranno imparare l'inglese per guadagnarsi la vita o per farsi strada nel mondo di oggi. Credo che tutti dovremmo imparare l'inglese. Poi lascerei ai più bravi lo studio del latino come un onore e del greco come un premio. Ma l'unico motivo per cui li punirei sarebbe per non sapere l'inglese, disse la preside al consiglio d'istituto. E infatti fui bocciato perché non sapevo l'inglese. Poi però riuscii a superare la selezione per il corso militare. Questo esame deve aver richiesto uno sforzo speciale da parte mia, perché molti ragazzi che sapevano l'inglese meglio di me furono bocciati. Mi ero ormai imbarcato nella carriera militare. Questa condizione la devo al mio amore per la non violenza. Come praticare la non violenza all'origine della violenza? Entrando nell'esercito. Ricordo il sorriso affascinante di mio padre quando gli dissi che avrei fatto il militare. Mio padre amava la violenza e quindi l'esercito. La figura di mio padre continuava a muoversi nella mia vita e rappresentava un po' l'io gigante, una forma di angelo custode, cioè una presenza, un mito dentro il mio sentire. Per un po' di tempo credetti che mio padre avesse scoperto in me le doti del genio militare, ma più tardi mi disse che era semplicemente giunto alla conclusione che non ero abbastanza intelligente per fare l'avvocato. Grazie a Dio, dentro di me era già nato il desiderio di farmi trasferire nel reparto sanitario dell'esercito e insieme la capacità di introspezione, l'amore per il prossimo, ferito e malato. Dunque subivo uno sdoppiamento del mio io. Mentre avevo ereditato una parte di me dai codici di mio padre, una certa aridità di tipo militare, l'altra parte l'avevo ereditata dai codici di mia madre, che amavo molto, moltissimo, enormemente. Quando fummo mandati in missione in Afghanistan, molti commilitoni morirono accanto a me per un attentato che mi richiamò continuamente alla memoria quello che mi poteva accadere, anche se ero nel servizio sanitario. Allora non ero forte spiritualmente e vissi tutte le ansie della morte troppo vicina. Poi cominciai a punteggiare la mia esistenza con riflessioni sul dopo morte. Divenni uno spirito che inizia la sua parabola verso l'assoluto, per un istinto che mi veniva dal profondo. Ma spesso non c'era un riscontro con la ragione e mettevo da parte l'istinto del divino fino a quando un'ulteriore realtà non mi costringeva a ritrovarlo e metterlo di nuovo infinitamente di fronte alla ragione, alla mente. La mente non mi ha mai risposto, né in Afghanistan né quando sono tornato in Italia. Alla fine mi ha risposto la coscienza, che mi ha condotto per mano ad accogliere completamente l'assoluto. Ah, dimenticavo! Il greco, il latino e l'italiano, nella loro austera antichità, sono lingue lente rispetto all'inglese. Aveva ragione la preside. Sto studiando l'inglese.